una partita importante ci aspetta per riprovare a dare continuità al nostro percorso che si era interrotto con l'ultima gara casalinga prima di Seregno con la Virtus, che ci aveva visto perdere 2 volte su 3 in casa. Incontriamo una squadra che, seppur la classifica in questo momento è un po' deficitaria, ha trovato fiducia vincendo a Varese. Ed è una squadra costruita quest'estate col progetto del nuovo Chievo, con giocatori che hanno fatto cadere importanti, non a caso la classifica di Transfermarkt per quello che può valere, data come la seconda rosa per valore, visto il passato dei giocatori che la compongono. Una squadra molto forte fisicamente, un campo difficile, questi anni il Sona si è costruito le sue salvezze, i suoi campionati, soprattutto sul campo casalingo. Quest'anno forse è un andamento un po' contrario, sta raccogliendo più fuori che in casa. E a maggior ragione ho dato attenzione ai ragazzi perché proprio per questo motivo ci terranno a tornare a far bene in casa, ma ci teniamo molto anche noi a riprendere il percorso, a dare continuità a una prestazione strapositiva contro il Seregno, contro un'altra squadra forte. E potrebbe essere una prova di maturità per questo giovane gruppo che ha voglia di continuare passo dopo passo a rincorrere le prime 5 posizioni.